Colleghiamo con l'inviato più amato storicamente in Rai, tra ovviamente gli inviati di Sanremo, Gianfranco Agus. Eccoci, eccoci, eccoci. Ciao a tutti, ciao Gianfranco. Eccoci. Vedo accanto a te un ragazzo bravissimo che è Gabriele, l'inviato di Viva Rai 2. Sì. Inviato di Fiorello, allora dimmi. Sì, no, perché allora intanto io ti ringrazio, ringrazio te Pierluigi, perché è bellissimo essere qua, amo il vostro programma e poi vorrei chiederti scusa, lo faccio io perché ieri sono state dette un sacco di parolacce da Angelo Duro e so che a te dà fastidio, quindi ti chiedo scusa io perché Angelo lo conosco, l'ho visto ieri, gli ho detto non si fa questo comportamento, non si fa. Gabriele, allora, Gabriele, voglio dirti una cosa, ti ho studiato, ti ho visto, ti sì. conoscevo già, nel senso avevo sì. visto delle cose tue in rete, ma ti vedo tutte le mattine a Viva Rai 2, mi diverte moltissimo come fai questo mestiere, la cifra che hai, l'autironia. Questo me leva il posto. Ti ho visto fare un collegamento con questo Fiorello a Viva Rai 2 dalla Scala di Milano, divertentissimo, e io penso che tu abbia un talento che sta uscendo fuori e Fiorello, che è un grandissimo amplificatore del talento altrui, ha veramente intuito. Viva Gabriele, inviato di Viva Rai 2! Allora, grazie mille. Allora, a questo punto, Pierluigi, a questo punto è un passaggio di consegne, perché mi avete fatto capire che è passata una stagione e quindi io, Agus, Gabriele, non si discute, allora, Agus non si discute. Sì, sì. No, Agus, no, allora aspetta, io ho bisogno di alcuni consigli, perché sì. a me i dirigenti, forse Pierluigi ne sei anche al corrente, i dirigenti mi hanno detto rinnovati, levati la cravatta, prova a seguire l'inviato di Fiorello. Però qua mi state rovinando quel po' di carriera che è rimasta. No, allora, no, io voglio dire che io devo prendere consigli da te, perché per lui nessuno mi prende sul serio qua. Nessuno. C'hai qualcosa per rendermi più grande, più serio? Non lo so, che mi puoi dare? Guarda, io che c'hai? Non sapevo quando ti incontravo. Sì. Però una bella cravattina. Una bella prova. Pure in tinta, in tinta. Stamattina mi sono informato come ti vestivi. Non guarda. So manco come si mette. Guarda. No, no. Guardate, colpo d'occhio, ragazzi, con la è un colpo d'occhio molto bello questo, perché guarda, questo è un programma che mette a confronto, generazione è stato Z. Il primo programma a mettere a confronto la generazione generazioni. Z, i boomer, e vedere un ragazzo giovanissimo che sta esordendo proprio in questi mesi con Viva Rai 2 e Gianfranco Agus dà l'idea del cambio e dell'interscambio generazionale, una bellissima scena veramente da vedere. Allora Gianfranco, hai un servizio da lanciare? Aspetta. Sì, ho un servizio da lanciare, ma sto cercando di conservarmi il posto. Quindi ecco, questa è già. Allora, noi intanto diciamo viva. Dammi una mano. Viva Rai 2, devo ringraziare lui perché è un maestro. Lanciamo sì. il servizio. Secondo me ci taglia. Guarda, ti posso dire una cosa. Sì. cosa. Lo vuoi lanciare te il servizio? Sì, che hai fatto prima? Allora, quasi quasi non te lo vorrei dire. Però dobbiamo vedere adesso, cioè ieri sera ci sono stati i nostri tre tenori, cioè certo, i maestri. Esatto, tu come li presenteresti? I più grandi rimorchiatori della storia, Albano, Ranieri e il maestro Gianni Morandi.